Ciao amorosissimi! Oggi con questo video tutorial andremo a vedere un nuovo capo multiuso. Parte come uno scialle al quale ho aggiunto un collo, quindi si può indossare sia come scialle sia come coprispalle, avendo in più l'originalità di questo collo attaccato che lo rende davvero molto molto particolare. Si può utilizzare come Bactus o come scaldacollo. È veramente molto molto carino, facilissimo da fare e davvero delizioso da indossare. Prima di lasciarvi al tutorial vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità che pubblico, vi basta iscrivervi al canale, non dimenticando di attivare la campanella. E se il tutorial vi è piaciuto, regalatemi un like. Per realizzare il mio scialle con il collo, io ho utilizzato il filato Chuck Lurex, che è un filato veramente molto 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 morbido, con una piccolissima spruzzata di Lurex, veramente leggerissima, che rende tutti i progetti realizzati appunto con questo filato indossabili anche di giorno, perché è un Lurex che non è esagerato. E ne ho utilizzati 340 grammi. Ho lavorato tutto il progetto con l'uncinetto numero 4 e ho attaccato il collo con l'uncinetto numero 3. Poi abbiamo bisogno di un po' di marcapunti, di un ago da lana e di un paio di forbici. Iniziamo andando a fare una catenella di 9 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nel capietto iniziale che io utilizzo come punto andiamo a chiudere a cerchio con una maglia bassissima. Poi, se fate come me, stringete il capietto iniziale. Adesso andiamo a realizzare all'interno di questo anellino 7 maglie alte, iniziando con una maglia bassa, quindi entriamo nell'anello, facciamo una maglia bassa 2 catenelle a sostituzione della prima maglia alta e poi andiamo a lavorare altre 6 maglie alte. Quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E lasciamo questo anellino libero. Ora voltiamo, entriamo nel primo punto e lavoriamo una maglia bassa e 3 catenelle. 1, 2 e 3 catenelle. Saltiamo 3 maglie di base, compresa la prima, 1, 2, 3, e nella maglia centrale andiamo a realizzare una maglia bassa. 3 catenelle. E una maglia bassa la facciamo nell'ultima maglia di base. Ora voltiamo, entriamo nel primo punto, realizziamo una maglia bassa e 2 catenelle e all'interno dell'archettino lavoriamo 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per un totale di 7. Senza fare catenelle di separazione entriamo nell'archetto successivo, lavoriamo 6 maglie alte all'interno dell'archetto e una maglia alta la lavoriamo all'interno dell'ultimo punto. Quindi entriamo nell'ultimo punto di base e lavoriamo l'ultima maglia alta di 7. Ora voltiamo, entro nella prima maglia di base e lavoro una maglia bassa e 2 catenelle. Salto una maglia e nelle 3 maglie successive vado a realizzare 3 maglie basse. 1, 2, 3 maglie basse, 3 catenelle, salto le prime 2 maglie del ventaglietto successivo e vado a lavorare 3 maglie basse nelle 3 maglie successive. 1, 2 e 3, 2 catenelle. E una maglia bassa la faccio nell'ultimo punto di base, quindi nella seconda catenella dal basso dopo la maglia bassa. Ora volto e ripeto, entro nel primo punto, maglia bassa, 2 catenelle e all'interno del primo archetto lavoro 6 maglie alte. Quindi carico il filo e lavoro le mie 6 maglie alte. 1, 2 e 6. Carico il filo ed entro nell'archetto successivo e faccio 7 maglie alte. 1, 2 e 7. Sempre senza fare catenelle di separazione, carico il filo ed entro nell'ultimo archetto
e realizzo 6 maglie alte all'interno dell'archetto, una, 6 maglie alte all'interno dell'archetto e una maglia alta sopra l'ultima maglia di base. Ora volto e ripeto, entro nel primo punto, maglia bassa. Da ora in poi, quando facciamo la riga di ritorno, facciamo 3 catenelle invece di 2, quindi una, due, 3 catenelle, saltiamo il punto successivo, 3 maglie basse, una, due e 3 maglie basse. Saltiamo una e due maglie, facciamo 3 catenelle, saltiamo le prime due maglie del ventaglietto successivo e nelle tre maglie centrali lavoriamo 3 maglie basse, una, due e 3, 3 catenelle. Nuovamente salto le ultime due del ventaglietto che sto lavorando, le prime due del ventaglietto successivo, una, due e tre maglie basse e chiudo con una, due, 3 catenelle e una maglia bassa sopra l'ultima maglia di base. Volto e ripeto. Nella riga di andata vado a lavorare sempre all'inizio una maglia bassa, 2 catenelle a sostituzione di una maglia alta e 6 maglie alte all'interno dell'archetto. Quindi una e 6. Senza fare catenelle di separazione vado a lavorare direttamente nell'archetto successivo, nuovamente 7 maglie alte. 1 e 7. E ripeto per tutti gli archetti che mi ritrovo successivamente, quindi adesso me ne ritrovo solo uno prima dell'ultimo e lavoro 7 maglie alte anche in questo. Nel primo e nell'ultimo all'interno dell'archetto lavoriamo solo 6 maglie alte. Qui iniziamo con una maglia bassa 2 catenelle, poi facciamo 6 maglie alte nell'archetto. Nell'ultimo archetto andiamo a lavorare 6 maglie alte e l'ultima maglia alta la lavoriamo sopra l'ultimo punto di base, quindi facciamo le nostre 6 maglie alte nell'archetto. Terminate le 6 maglie alte, l'ultima maglia alta andiamo a lavorarla sopra l'ultimo punto di base. E ogni 4-5 righe di lavorazione andiamo a tirare i lati da una parte e dall'altra in modo da distendere bene la lavorazione. Quindi ripetiamo, vi faccio vedere ancora una riga, la riga di ritorno, si fa sempre con una maglia bassa e 3 catenelle a inizio riga e nelle tre maglie centrali, quindi saltiamo una maglia di base e andiamo a lavorare 3 maglie basse sopra le tre maglie alte centrali. 3 catenelle di separazione tra ventaglietto e ventaglietto, saltando le ultime due del ventaglietto dal quale partiamo e le prime due del ventaglietto successivo. 3 maglie basse sopra le 3 maglie alte centrali, 3 catenelle, saltiamo le ultime due, le prime due del ventaglietto successivo, nuovamente 3 maglie basse, 3 catenelle, salto le ultime due, le prime due, 3 maglie basse, 3 catenelle e una maglia bassa la faccio sopra l'ultima maglia di base, quindi nella seconda catenella dal basso. La riga di andata invece la faccio sempre in questo modo, maglia bassa, 2 catenelle, 6 maglie alte nel primo archetto e senza fare catenelle di separazione vado a lavorare 7 maglie alte in ognuno degli archetti che mi ritrovo sopra, tranne nell'ultimo. Nell'ultimo archetto vado a lavorare sempre 6 maglie alte. Terminate le 6 maglie alte, l'ultima la lavoro nell'ultima maglia di base, quindi nella maglia bassa iniziale della riga sottostante. E procedo in questo modo andando ad allargare e allungare a piacimento. Io sono arrivata ad avere una lunghezza di 1,50 m in lunghezza e in altezza dal cerchiettino iniziale 85 centimetri. Adesso vado a segnare i 10 motivi centrali del mio progetto. Vado a fermare il filo con una catenella aggiuntiva, poi tiro, taglio, fermo, prendo un ago da lana e faccio sparire il filo di lavorazione, lo inserisco nell'ago e poi entro all'interno dei punti lavorati alla base delle maglie alte, quindi scendo sino alla base delle maglie alte
entro in un ventaglietto, poi oltrepasso un altro paio di punti ed entro nel ventaglietto successivo, e lo faccio per un paio di volte, due o tre volte, in modo da fissare bene il filo. Così. E ora taglio in sicurezza. Adesso metto via per ora la parte principale, riprendo il filo, l'uncinetto, e vado a realizzare una catenella di 30 maglie. Quindi una, due, tre. Una volta terminata la mia catenella di 30 maglie, vado a lavorare a punto elastico. Nel canale trovate il tutorial dove vi faccio vedere dettagliatamente come realizzare questo punto. Ve lo faccio vedere brevemente anche adesso. Catenella aggiuntiva e vado a lavorare una maglia bassissima all'interno di ogni punto, prendendo solo l'asolina superiore. Quindi il punto ha due asole, una sopra e una sotto, e un filo che passa in mezzo. Ecco, io prendo solo questa asolina e lavoro una maglia bassissima, e lo faccio per ognuno dei punti che mi ritrovo sotto. Una volta che ho terminato la riga, volto e ripeto, vado a lavorare sempre a maglia bassissima e sempre prendendo la costina superiore del punto. Quindi faccio una catenella e poi entro nella costina superiore delle maglie che mi ritrovo sotto, questa qui. Aggancio il filo e lavoro la maglia bassissima, costina superiore del punto successivo, quindi questa, e vado a lavorare la maglia bassissima. Qui ho il punto successivo, queste sono le due costine, io prendo solo quella superiore, questa qui, e lavoro la maglia bassissima. Comunque vi ripeto, nel canale trovate il tutorial dove ve lo spiego dettagliatamente. Procedo a lavorare il mio punto elastico per una larghezza, tirandolo, perché questo è molto elastico, che deve essere leggermente superiore di circa un centimetro della circonferenza della testa, perché deve passare dalla testa. Una volta che ho raggiunto la mia circonferenza, nel mio caso il lavoro non tirato misura 36 centimetri, procedo con andare a chiudere in tondo la fascia, sempre a maglia bassissima, avvicino i due lembi, mi aggancio alla costina superiore del lembo che ho di fronte, così, e chiudo la mia maglia bassissima. Entro nella costina davanti, nella costina di fronte, e chiudo la maglia bassissima. Costina successiva, costina di fronte. Faccio passare il filo attraverso le due costine e poi chiudo la maglia bassissima. E procedo in questo modo fino a chiudere tutto. Una volta che abbiamo terminato di unire, andiamo a voltare. Fermiamo il filo, andiamo a voltare, poi la parte della chiusura la mettiamo sul retro. Prendiamo un po' di marcapunti e andiamo a posizionare il collettino esattamente al centro. Vi avevo detto di segnare 10 maglie, 10 motivi, ne lasciate due da una parte, due dall'altra, e al centro andiamo a fermare con alcuni marcapunti, poi i fili di lavorazione li facciamo sparire tutti nello stesso modo alla fine del lavoro, e vado a fermare con alcuni marcapunti il mio collettino, un paio da una parte e un paio dall'altra, e poi fermiamo anche la parte superiore, quindi mettiamo un marcapunti qui e poi lo fermiamo sul davanti questa volta. Col marcapunti che abbiamo messo per segnare, andiamo a fermare da una parte e ovviamente la stessa cosa la facciamo dall'altra. Adesso giriamo sul rovescio e partendo da una parte con un uncinetto più piccolo, quindi io utilizzerò l'uncinetto numero 3, entro nel punto centrale del ventaglietto e nel punto corrispondente di fronte del collo, quello dove ho messo il marcapunti, poi tolgo il marcapunti, riprendo il filo e vado ad unire a maglia bassissima, quindi punto punto
Faccio una catenella con due fili, poi lascio andare il filo più corto e procedo punto su punto, quindi entro in un punto dello scialle e in un punto del collo, il punto corrispondente di fronte. Punto successivo, punto di fronte e chiudo. Punto successivo, punto di fronte e chiudo. Quando abbiamo le catenelle, entriamo all'interno della catenella. Quindi chiudo la catenella, entro all'interno della catenella e di fronte nel punto. Aggancio il filo e faccio la maglia bassissima. Catenella successiva, entro all'interno della catenella, nel punto di fronte, aggancio e chiudo la maglia bassissima. E proseguo così andando ad unire tutto il collo allo scialle. Quindi mi fermerò dove ho posizionato l'ultimo marcapunti. Una volta che avremo terminato, facciamo una catenella aggiuntiva, tiriamo, tagliamo, fermiamo il filo e facciamo sparire tutti i fili di lavorazione. Una volta che avremo terminato, rivoltiamo il colletto sul diritto del lavoro e andiamo a realizzare una nappina da mettere nell'anellino iniziale. Prendiamo un coperchietto, un pezzetto di cartone e andiamo a fare tanti giri per quanto vogliamo cicciottino la nostra nappina. Prendiamo un altro pezzetto di filo e andiamo a bloccare i fili al centro. Facciamo un paio di nodi belli stretti. 1 e 2. Dopodiché dalla parte opposta andiamo a tagliare. Pieghiamo in questo modo. Prendiamo un altro pezzettino di filo e andiamo ad avvolgere la testa della nostra nappina, quindi stringiamo la punta della nappina e andiamo ad avvolgere il filo intorno, bello stretto. Poi facciamo anche in questo caso un paio di nodini per bloccare bene. Prendiamo l'ago da lana e facciamo passare il filo al centro della testa, passando in mezzo, così lo facciamo sbucare al centro. Quindi con l'ago entriamo nell'anellino e poi sempre nel punto centrale della testa della nappina entriamo e fermiamo con un po' di punti, 3 o 4. Poi facciamo un punto asola, così, e facciamo entrare nuovamente il filo, facendolo passare questa volta attraverso il nodo della testa, così, e poi regoliamo la lunghezza dei fili con una forbice. Andiamo a regolare i fili. E a questo punto il nostro progetto è terminato, è veramente molto molto semplice da realizzare, ma davvero carinissimo. Poi starà a voi decidere se utilizzarlo come scialle con il collo, come coprispalle, come scaldacollo o come Bactus. Adesso non vi rimane altro che prendere in mano l'uncinetto e il filato e provare a farlo. Il nostro tutorial è terminato, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao amorosi!